Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Io oggi vi voglio far vedere le cose che ho comprato con i saldi. Non ho fatto tantissime spese perché appunto non ho trovato niente di particolarmente interessante o niente particolarmente scontato. Le cose che vi farò vedere le ho prese un po' qui e un po' in Italia, perché sono stata anche in Italia insomma, per Natale, ho beccato anche l'inizio dei saldi, quindi ho comprato qualcosina. Partiamo da quello che ho preso in Italia, così andiamo un po' in ordine. Allora, sono stata a Castel Romano un giorno per vedere appunto che cosa proponeva con i saldi. Non ho comprato niente da Pupa, non ho comprato niente da L'Oreal, veramente sono stata bravissima. Tra l'altro quel giorno sono stata insieme a Martina, Little Snake 90, e veramente siamo state fantastiche, proprio molto brave, e se non c'era un grande sconto non abbiamo comprato niente. L'unica cosa che ho preso quel giorno, se non sbaglio, forse mi sbaglio, però non lo so, mi sembra che l'unica cosa che ho comprato è stato un beauty case da Carpisa all'outlet. Mi è piaciuto un sacco perché i beauty case io ne uso tantissimi, li trovo molto comodi, e questo qui tra l'altro mi piaceva tantissimo. Ora vediamo se riesco a farvelo vedere. È nero di vernice con questo fiocco, diciamo in rilievo, veramente molto molto bello. Mi piaceva anche la forma in realtà, e niente, molto capiente all'interno e anche una taschina. Veramente molto molto bello, e questo l'ho pagato solo 3,80 euro, quindi per 3,80 euro ho pensato che fosse un ottimo prezzo. Sempre con Martina ho acquistato un prodotto di Lush a metà, perché appunto si tratta del My Senza, che qui è dentro dentro un'altra confezione Lush, perché appunto ce lo siamo divise, ed è praticamente lo scrub per il viso al mais. Tra l'altro ci sta un popcorn qui, se si riesce a vedere questo qua, ed è un prodotto che mi piace un sacco, soltanto che ha una scadenza molto vicina, diciamo, quindi secondo me 100 grammi di prodotto nel giro di 3 settimane sono troppi, ecco, vanno sicuramente a male. Quindi abbiamo pensato di dividerlo a metà e quindi ci siamo smezzate un po' il prodotto. Parlando in tema make-upposo, avevo fatto un ordine da Maquillalia prima di Natale, però, quindi parliamo di diverso tempo fa, approfittando non mi ricordo che promozione c'era, comunque ho preso 3 cose, una l'ho regalata e due me le sono tenute per me. La prima cosa che ho preso è questa palette della Wet n Wild, che puntavo da veramente un sacco di tempo, era un sacco che la volevo, e devo dire che sono veramente contentissima di averla presa, perché è veramente stupenda. I colori sono super pigmentati, molto molto belli, super scriventi, pochissimo polverosi, veramente pochissimo, ma sono veramente meravigliosi, non ho altre parole per descrivere questa palette, è veramente stupenda. Quindi ho preso questa, e poi ho preso uno dei rossetti di Milani, perché li vedo molto spesso dalle ragazze americane. Ne parlano benissimo, sono molto confortevoli, molto morbidi, volevo provarli. Sul sito erano quasi tutti esauriti, quindi ho dovuto scegliere uno degli ultimi colori rimasti, che è lo 05 Red Label. Il packaging fa molto anni 80, a dire la verità, però il prodotto all'interno è davvero molto molto buono. Questo è il colore, magari ve lo faccio vedere con uno swatch, ed è, guardate che meraviglia, veramente stupendo, super super primaverile, estivo, bellissimo. Sulle labbra è molto confortevole, si stende molto bene e non le secca, ha un'ottima tenuta, veramente un bellissimo rossetto. Sicuramente prenderò altre colorazioni, quindi vi farò sapere via via col tempo appunto che colori prendo. Poi, sempre quando ero in Italia, ho comprato un'altra cialdina della Nabla, che ho sistemato qui dentro, ed è questa qui, ed è Superposition, se non sbaglio. Ora ve lo dico, Superposition, sì, che è veramente stupenda. L'ho presa soprattutto perché ho pensato che potesse essere abbinata benissimo a questo ombretto matte che io ho da un sacco di tempo e che per vari motivi non utilizzavo. Questo è di Madina, ma Madina quando la vecchia Madina, non l'attuale Madina,
insomma, il numero 002 So Cool, ed è veramente bellissimo perché è un viola matte. Lo utilizzavo poco perché non avevo un colore che mi piacesse insieme. Ho fatto delle prove e devo dire che insieme stanno veramente benissimo, quindi l'ho sistemato qui dentro. E devo dire che il colore è fenomenale, anche questo l'avrete già visto in 350 altri video, quindi io ve lo faccio vedere qua, il colore, vedete, è tipo una specie di duochrome con grigio, viola, taupe, veramente stupendo. Quest'altro invece sono i colori della palette di Wet n Wild, vedete come sono pigmentati, quindi belli. Belli belli, sono molto orgogliosa di questi acquisti. Durante la mia permanenza a Roma sono andata a fare un giro da limoni. Quel giorno ero con mia mamma, e abbiamo, non mi ricordo se i saldi erano cominciati, no, non erano cominciati perché era il giorno prima di Capodanno, era il 30, perché lei cercava un mascara. Quindi insomma siamo entrate, abbiamo dato uno sguardo e c'era una promozione molto interessante. Acquistando due prodotti dello stesso brand si aveva il 40% di sconto su entrambi. Quindi le marche mi sembra che erano Deborah, erano L'Oreal, Rimmel, non mi ricordo, insomma qualche altra marca. Alla fine abbiamo optato per Deborah, mia mamma ha preso il mascara, il 5 in 1, e io ho pensato di acquistare uno dei gli Atomic Red, i rossetti matte, che ho sentito tantissimo parlarne, tutte quante ne hanno parlato benissimo, super resistenti, morbidi, duraturi, eccetera, eccetera. Ho preso il numero 21, che era quello che, insomma, tra tutti quelli disponibili, era quello che mi piaceva di più, che è un colore veramente stupendo, è molto scuro, però è veramente bellissimo, molto molto bello. Ma ho scelto il colore, ho preso il rossetto dall'espositore, insomma abbiamo pagato e siamo andate via. Uscendo dal negozio io ho aperto il rossetto perché volevo, so, volevo provarlo. Il rossetto era completamente utilizzato, praticamente era tutto sporco qui intorno ed era proprio, cioè si vedeva che era utilizzato. Quindi sono tornata indietro nel negozio, la commessa ovviamente non me lo ha cambiato perché ero uscita, anche se per veramente pochi minuti, e quindi insomma io ho avuto questo, insomma, mi sono dovuta tenere questo rossetto. Ho scritto anche sulla pagina Facebook di Limoni, però io praticamente su Facebook avevo un profilo con il nome del canale, quindi non con il mio vero nome. Mi hanno segnalato il profilo, quindi non ho più, cioè, insomma, tutta una serie di cose, quindi alla fine, insomma, l'ho disinfettato e me lo sono tenuta. Però sinceramente non credo che andrò più a comprare da Limoni, perché veramente mi scoccia da morire. Perché sì, è vero, era scontato il 40%, però mi sta sulle scatole che ho pagato un rossetto che ho che era già stato usato chissà da chi. Quindi vabbè, insomma, ho rosicato e vabbè, per ora non credo tornerò più da Limoni perché mi sta molto antipatica questa cosa. Vabbè, cambiamo argomento. Vicino a casa mia c'è un centro commerciale piccolo, però insomma abbastanza con abbastanza negozi, insomma, a me, insomma, sarà che è il centro commerciale della mia infanzia, insomma sono molto affezionata. E i giorni che sono stata a Roma sono andata anche lì, ho fatto un giretto perché c'è anche la Ricco. E ho notato che in una profumeria all'interno del centro commerciale avevano uno stand Wet n Wild, quindi lì mi si sono illuminati gli occhi, perché appunto la Wet n Wild io fisicamente non l'avevo veramente mai vista. Ho dato uno sguardo e ho preso due prodotti, perché erano entrambi a 3 euro. Tra l'altro ho rosicato perché nello stand c'era anche questa palette che io su Maquillage ho pagato 6 euro e qualcosa. Lì costava 4 euro, quindi veramente ho rosicato come pochi, però vabbè, non fa niente. Ho voluto prendere due prodotti labbra perché ne ho sentito parlare benissimo e quindi ero molto curiosa. Innanzitutto ho preso uno dei rossetti, credo che siano i rossetti normali, questi con il packaging fatto in questo modo, ed è il rossetto Cherry Bomb, anche questo famosissimo. E l'ho preso perché avevo letto su diversi siti, diversi blog che anzi, non che era, non è morto, che è il dupe del Diva di MAC. Siccome io il Diva
Non lo so, ecco, vorrei prenderlo, però da una parte mi stuzzica come colore, però dall'altra ho paura che sia un po' troppo strong per me, quindi ho paura di non portarlo, ecco, alla fine. Quindi prendo questo, costa 3 euro, è molto molto simile come finisce e come colore, vedo come va. E lo sto utilizzando e mi piace un sacco, è molto particolare perché riesco a utilizzarlo soltanto quando trucco pochissimo gli occhi, se no mi sembra un po' troppo. Però è veramente molto bella, un'ottima tenuta, dura sulle labbra, le secca un po', però in realtà io ho le labbra di base un po' secche, quindi ci può stare, ecco. Altra cosa che ho voluto prendere è questo Mega Lix Balm Stain. Questa è nella colorazione Ready or Not e 125, che è un colore bellissimo, anzi, ve li faccio vedere tutti e due. Allora, questo è il lip balm della Wet n Wild, e questo qui è il Cherry Bomb. Certo, un posto più semplice per fare gli swatch non lo potevo scegliere, però il colore si vede abbastanza. Ok, quindi per chi è della zona EUR, eccetera, eccetera, sappiate che ai granai vendono Wet n Wild. Poi, che altro? Niente, mi sembra basta. In Italia ho finito in questo modo. Ho preso delle cose di Kiko che però vi farò un video a parte perché, insomma, ho preso diverse cose, quindi sennò questo viene veramente troppo lungo.